Bene, siamo qua con Anna Cro, che è l'ideatrice poi di questa iniziativa dal titolo Tra fuoco, età ed arme, il Medioevo è servito, dove appunto ho avuto questa idea di verticalizzare, in qualche modo di mettere insieme più parti, quindi il gruppo della Pandolfaccia con Piero il responsabile, una bella location qui a Fano, e il buon cibo. E Anna, quindi come in termini di promozione penso che sia una idea piuttosto ben riuscita. Ma noi abbiamo visto le persone contente, hanno mangiato bene, si sono divertite, hanno visto forse un aspetto diverso dei nostri scenari naturali, perché Isola Bel Gatto è un bellissimo palcoscenico naturale dove abbiamo le Marche che cominciano a mostrarsi per la loro bellezza intrinseca di territorio, per cui Fuoco e Tarme andrà in giro per il territorio della provincia bella, soprattutto vogliamo valorizzare l'entroterra. E quindi questa manifestazione si ripeterà in altre location, cercando di unire quella che è la bellezza del territorio, la bontà della cucina tradizionale marchigiana e l'autenticità di una tradizione storica che viene spesso sottovalutata e che invece ha delle dimensioni di tutto rispetto che vanno valorizzate. Esatto, diciamo che l'intuizione è proprio quella di cercare di mettere insieme quindi l'offerta in ambito anche ristorativo, per cui valorizzare la stessa ristorante di una country house come appunto qui a Fano Isola Bel Gatto e di offrire un'altra possibilità di accoglienza, quindi non solo ristorazione tout court, quindi non solo gastronomia o tipicità, ricerca appunto del gusto, ma grazie ad un'animazione, quindi anche la ricerca appunto di ragazzi del gruppo storico della Pandolfaccia, crea il giusto connubio, quindi cercare di parlare di cultura, di gastronomia, di territorio, di arte e di storia attraverso, si può dire Anna, anche il gioco, quindi una ambientazione più legata al divertimento. Assolutamente sì, poi abbiamo voluto dare una dimensione di autenticità e questo viene sia dall'intuizione di pensare il Medioevo come necessariamente a chilometro zero da un punto di vista di cibo e necessariamente come biologico, perché certe schifezze non c'erano, di conseguenza anche avere una ricerca in cucina non solo da un punto di vista filologico di andare a evitare determinati cibi come il pomodoro per esempio che non c'era, ma anche di andare a valorizzare i sapori autentici della terra e andare a ripescare quella che è la nostra cucina tradizionale in diversi sensi, quindi non solo quello chiuso marchigiano del posto dove siamo, ma anche più ampio, riuscire a recuperare una tradizione storica. Benissimo, noi ringraziamo intanto la disponibilità del titolare, del gestore della Country House Isola Bel Gatto qui a Fano, e proprio perché appunto ha questa bellissima location in mezzo alla natura, una bellissima struttura, lo chef Gustavo Orlando, che ha curato, quindi ha creato appunto l'ambientazione gastronomica, e mi permetto anche di dire questo mio particolare, diciamo, contributo appunto nella ricerca e l'abbinamento dei piatti, sempre in maniera diciamo giocosa e golosa al tempo stesso. Ripetiamo che l'iniziativa Tra fuoco e tarme sarà assolutamente un'iniziativa itinerante, quindi avremo modo di creare altri servizi su Onda Libera TV. Grazie.